Velocità estrema. Motori potenti. Acrobazie incredibili. C'è qualcosa nel viaggiare in motocicletta o anche solo nel guardarle in azione. Un fascino che ci fa subito scaldare i motori. Se poi andiamo a vedere certi incredibili record fatti da coraggiosi su due ruote, allora il viaggio sarà davvero eccitante. Insomma, immaginate soltanto di fare 7, il più lungo viaggio in moto di sempre. Ah, la libertà e il romanticismo di una strada aperta davanti a te, mentre ti lasci alle spalle tutti i pensieri. C'è un uomo che di questa sensazione di totale libertà ne sa davvero qualcosa. L'argentino Emilio Scotto, fotoreporter e scrittore, ha percorso qualcosa come 735.000 km in giro per il mondo con la sua moto. È partito nel 1985 da Buenos Aires, Argentina, la città in cui viveva all'epoca. In sella alla sua Honda Goldwing Interstate, che lui chiamava la Principessa Nera, Scotto ha viaggiato in 232 paesi e scattato oltre 90.000 fotografie del nostro meraviglioso pianeta. Ha trovato pure il tempo di sposarsi con la sua ragazza, Monica Pino, a New Delhi, India, nel 1991. Da allora, sua moglie ha viaggiato con lui come copilota in un viaggio di 10 anni che si è concluso nel 1995. Emilio ha consumato 47.000 litri di gasolio, 1.325 litri di benzina, ha riempito 13 passaporti, ha cambiato 9 sedili e 2 motori nel corso del suo epico viaggio. Wow, io non potrei sopravvivere nemmeno alla prima notte col sedere indolenzito. Nel 2007 Scotto ha pubblicato un libro sui suoi viaggi dal titolo La corsa più lunga, con tutti i dettagli e tantissime foto fatte lungo il percorso. Da non perdere. 6. Guarda mamma, senza mani. Le ultime parole famose, davvero. Un conto è correre in moto su lunghe distanze, ma fare una vera e propria maratona senza mai mettere le mani sul manubrio è qualcosa di davvero diverso. E anche se il soprannome, l'uomo senza mani, suona un po' discutibile, lo si può capire se parliamo di Phil Comar, l'uomo che ha infranto il record mondiale per il più lungo tratto percorso in motocicletta senza toccare il manubrio. Il record, per inciso, è di 946 km. Pensate, Phil ha percorso la distanza tra Dallas, Texas ed Albuquerque, New Mexico, senza mai toccare il manubrio. Ma come ci è riuscito? Ce l'ha fatta grazie alla sua Harley Davidson, fornita di un serbatoio extra da 42 litri e modificata in modo da consentire a Comar di non utilizzare i comandi sul manubrio, bensì di guidare la moto e controllare la velocità usando solo le gambe. 5. L'impennata più lunga. Se pensate che solo le motociclette più possenti riescano a compiere grandi imprese, vi sbagliate di grosso. C'è chi preferisce cominciare con poco per raggiungere la gloria. Un esempio è Masaru Abe, un appassionato di moto giapponese che può vantare il record di primo uomo al mondo a correre su una piccola Yamaha Jog per quasi 500 km, su una ruota sola. Alla velocità con cui andava, gli ci sono volute 13 ore per arrivare a destinazione. E se ora state pensando che il nostro eroe fosse tormentato dal mal di schiena e dal mal di gambe, pensate che non erano questi i suoi problemi. Lo scooter era così piccolo da non avere abbastanza carburante per fare tanta strada. Abe perciò aveva un team a disposizione per fare il pieno in corsa. Anche il detentore del record prima di lui era giapponese, Yasuki Kudo, che corse su una ruota sola per 331 km nel 1991. Kudo sa anche a lui. Il suo record ha resistito fino al 2017, fino a Masaru Abe e alla sua memorabile impresa. 4. L'impennata su un vero mostro. Fare la più lunga impennata su uno scooter è fantastico, ma se parliamo di motociclette parliamo di velocità e potenza, perciò ci sono altri appassionati che hanno infranto il record per l'impennata più veloce. C'è addirittura un campionato mondiale di impennate che si tiene ogni anno nella base aerea, ora dismessa, di Elvington, nel North Yorkshire, in Inghilterra. Il torneo si disputa già da più di 14 anni, perciò ogni partecipante spera di entrare nella leggenda e battere qualche record. Con una velocità di punta di 350 km orari, l'impennata più veloce fu stabilita da Ted Brady nel 2017. Per il suo record, Ted aggiunse ancora più potenza turbo alla sua Suzuki Hayabusa e l'azzardo ha pagato. Nessuno dopo di lui è stato capace di raggiungere una tale velocità, ma il campionato continua e ogni anno qualcuno cerca di battere il record di Brady, puntando realisticamente a circa 355 km orari. Buona fortuna, ragazzi!
Oh, e già che ci siamo, bisogna menzionare la variante scandinava al record per l'impennata più veloce in motocicletta. Stessa cosa, ma sul ghiaccio. Grazie a spuntoni montati sulle ruote della sua BMW S1000 XR, lo svedese Robert Göll ha toccato i 206 km orari, correndo sul ghiaccio su una ruota sola. Il record è imbattuto dal 2015. 3. Surf in motocicletta. Correre sul ghiaccio? Facile. Correre sulle onde dell'oceano? Tutta un'altra storia. O almeno è questo che di sicuro ha pensato l'acrobata Robbie Madison quando ha deciso di provare a montare il suo bolide in pieno oceano. La parte facile del suo piano era montare degli sci d'acqua al posto delle due ruote. Più difficile invece era cercare di imparare a stare in sella su questo vero e proprio mostro marino. Per quanto Madison fosse uno stuntman di professione, l'impresa si rivelò davvero complicata. Il massimo che riuscì a fare per restare a galla fu accelerare a 48 km orari e oltre. Più piano di così, e la folle invenzione di Madison sarebbe andata giù come un sasso. 2. Il più lungo volo in motocicletta. Corsa sul ghiaccio? Fatta. Corsa sull'acqua? Fatta. Cosa manca ancora? Ma chiaro, un bel volo nel cielo. Nessun problema per i più smaliziati motociclisti. E parliamo ancora di lui, lo stuntman Robbie Madison, e di un altro suo record. Nel 2008 ha fatto un volo di oltre 107 metri, atterrando sano e salvo, nel circuito di Calder Park a Melbourne, Australia. Robbie prese il volo da una rampa alla velocità di 165 km orari e raggiunse l'altezza da brividi di 20 metri nel suo salto. Quando la gente chiede a Madison perché diavolo rischiasse l'osso del collo in questo modo, lui risponde che sa benissimo a che angolazione deve stare la rampa e a che velocità deve spiccare il suo salto. La parte difficile, dice lui, è l'atterraggio. Non a caso si è dovuto operare spesso alla schiena. Di sicuro c'è il suo poster a decorare gli studi ortopedici dove si va a curare ogni volta. Beh, in ogni caso, sono robe da lasciare ai professionisti, come lui. 1. Giravolte su giravolte. Per molto tempo, motociclisti e stuntman professionisti hanno creduto che fare più di un doppio salto mortale in motocicletta fosse impossibile. Ma tutti si sono rimangiati le loro parole ora che qualcuno ha fatto un salto mortale triplo. Il nostro indomito eroe si chiama Josh Sheehan, detto l'unicorno, tanto le sue abilità sono uniche al mondo. Nel 2015 a Pastrana Land nel Maryland, Josh ha fatto la storia del motociclismo acrobatico a suon di giravolte. Se ve lo state chiedendo, quel posto si chiama così in onore di Travis Pastrana, il primo a compiere un doppio salto mortale. Un'impresa ancora oggi considerata leggendaria. E allora, quale di questi record vorresti cercare di infrangere, se potessi? Dimmi tutto nei commenti, qui sotto. Per quanto mi riguarda, avrei già consumato tutte le mie 9 vite, però mi accontento di ammirare da lontano. Ricorda, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Clicca su iscriviti e unisciti a noi, dal lato positivo della vita.